Io sono direttore artistico del Teatro della Ginestra, che è un'associazione culturale che ha sede in Cosenza, che organizza, realizza più tipi di manifestazioni. In questo caso abbiamo organizzato questo festival dal titolo Indipendentemente Teatro, che nasce nel 2004 e ha avuto tre step diversi. Ha avuto qualche pausa per mancanza di fondi, diciamo, risorse economiche, e ogni anno questo festival ha avuto un tema. Il tema di quest'anno è la figura della donna nel mondo dell'arte. Abbiamo organizzato diverse attività e adesso concludiamo con questo concerto del Coram Populo, dove vede la figura della donna nel mondo della canzone di De André, e la mostra di Raffaella Arena, Corpi, dove diciamo che si vede il corpo della donna a disposizione del mondo dell'arte, ma poi su questo ovviamente Raffaella sarà sicuramente più precisa. Precedentemente abbiamo realizzato in Sanfili 5 appuntamenti teatrali di 5 compagnie che hanno messo in scena apposta per il festival 5 spettacoli diversi, a partire da Nunzio Scalercio, che ha proposto uno spettacolo su Virginia Woolf. Ha seguito Daphne Non Pensare di Ciro Lenti, una storia che prende spunto da Daphne e Apollo, ma che poi in realtà è la storia di un'attrice, quindi una donna che fa l'artista. Successivamente abbiamo avuto Tutto può succedere di Francesco Arno, che è la storia di una coppia di artisti la cui moglie, quindi la donna, ha l'occasione di andare a lavorare con Gérard Depardieu e quindi crea una serie di problematiche. È stata più una commedia, ecco. A seguire ancora Frida, che tutti conosciamo, la Frida Kahlo, artista pittrice, diretta da Massimo Costabile, diretta Antonella Carbone per la compagnia La Linea Sottile. E poi ha chiuso, diciamo, questa parte teatrale Alessandro Sessa con Gli occhi di Jenny, che è la storia di questo regista, che è proprio Alessandro, che è in attesa dell'attrice Jenny per mettere in piedi uno spettacolo di Chekhov e Shakespeare. Allora questa attrice non si presenta alle prove per un paio di giorni, allora lui decide di continuare da solo e quindi interpreta sia le parti maschili che femminili, anche usando dei pupazzi, usando delle ombre, usando dei guanti per distinguere i personaggi. Quindi diciamo il festival si chiude qui a Cleto dopo tutte queste attività. Sì, e la cosa interessante è anche che abbiamo fatto un esperimento. Nell'ultimo spettacolo praticamente lo spettatore entrava senza pagare e qualora gli fosse piaciuto, così come è stato lo spettacolo, all'uscita pagava poi il biglietto intero. Se lo spettacolo non fosse stato così bello, interessante, aveva tutto il diritto di andare via senza pagare il biglietto. E mi dicevi che ci sono state anche forse un po' di polemiche su questo, perché cos'è, forse non sminuire il lavoro degli altri oppure pensare che sia tutto gratis sia sbagliato, però è anche dare un valore invece. Sì, no, credo che la polemica sia stata indirizzata al fatto che ho potuto fare questo esperimento perché il progetto è finanziato all'80% da fondi pubblici, ma io sfido chiunque a dire che non usufruisce in un modo o in un altro di fondi pubblici. Purtroppo è il nostro benefattore primario, l'ente.